Ciao a tutti. Ciao. E bentornati su The Psycho Gamers con Ivi. Oh cazzo, lo stavo dicendo io. E già. Continuiamo. Allora, stavamo girando, se non ricordo male, per gli archivi. A fare cosa? Mia dolce assistente. Una chiave. Una fottuta chiave. Proprio fottuta. Tra l'altro avevamo già esplorato questa stanza, per sì. Cui quest'angolo anche sì. Sì. In quella lì invece no. Ma qua come ci si? Porca puttana. Minchia, dammi il tempo di ambientarmi, ma qua che cazzo si fa? Fragile, ma non può essere rotta con le mani. Ok, lanciamo questo armadio, questa testa qua. E la madonna, una bomba a mano. Sei proprio sicuro di volerci entrare? You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Ma Daniel eravamo noi? Sì. Ah, giusto, perché mi aveva resettato Uccerviello. Allora, aspetta. C'è una specie di meccanismo segreto nella porta per la stanza della storia locale. Va bene. Nient'altro. Ah, questa è quella che abbiamo sentito. Oh, che bell'ambientino, molto luminoso. C'è una... Gira, un'altra via. Gira. Olio. Ah, io accenderei questa, non è così. Oh. Non è servita tantissimo, però. Qua c'è un foglietto, aspetta, prima di toccare qualcosa. Raccogliamo il raccoglibile. Ma perché scatta? Che fa più effetto... cinematografico. Yes, devi romperlo, mi sa. Ah. Che figo. Allora, Alstand è il castello di Brandenburg, 1801. Un'altra regione ricca di fatti e credenze è Alstand. Non so leggerlo. Immersa nel profondo dei boschi della Prussia orientale, per secoli si sono avvicendate storie sul piccolo villaggio e sul vicino castello di Brandenburg. Le tranquille montagne ricoperte da foreste e luoghi sparsi e laghi sparsi è pittoresca come può essere, sebbene l'aria sia circondata dall'oscurità. Chiedete a una qualsiasi persona del posto e avrete prova della diffusa superstizione. Tutti i viaggiatori dovrebbero lasciarsi andare a tali conversazioni, poiché saranno di sicuro un divertimento emozionante. Tutti loro hanno le proprie variazioni sulle storie, ma ci sono anche dei temi che si ripresentano. No, ma quante pagine? Non ci voglia. Vabbè. I raccoglitori. Questa storia risale ai tempi della guerra dei Trent'anni. Si narra che i soldati che abbandonarono il proprio dovere si persero nei boschi freddi e oscuri e furono condannati per sempre a vagabondare per le terre. I corpi distrutti e le loro anime corrotte li lasciarono sfigurati e privi di sostanza. Molti li hanno visti negli anni e li descrivono come degli orribili fantasmi. Si muovono silenziosamente nei boschi, evitando qualsiasi osservatore. Vengono chiamati i raccoglitori perché sembra che vogliano derubare creature viventi. No, non derubare, ma rubare creature viventi. Ciò che rivela la loro presenza sono le loro vittime, che si sentono mentre si dimenano all'interno di sacchi di juta bagnati, trascinati dietro di loro. Quale schema oscuro seguono? Una visita incompiuta. Heinrich Cornelius Agrippa, il famoso erudito, visitò Alstadt all'inizio del XVI secolo. Risiedette presso la locanda del posto per 15 giorni perché cercava resti dei regni passati. Durante la sua permanenza, tutti i membri importanti della società lo seppero ed è menzionato in molti documenti dell'epoca. Un giorno uscì per fare ricerche in un rifugio nelle paludi nordoccidentali, ma non fu visto mai più. Si sa che Heinrich morì a Grenoble circa 10 anni dopo. Non ha mai ammesso di aver visitato Alstad, il che vi farà chiedere cosa sia successo davvero. Chi era l'uomo misterioso che ha visitato il piccolo e tranquillo paese nei boschi e cosa gli è successo? Il barone immortale. Il barone di Brandenburg vive
una vita reclusa con la sua famiglia nel castello vicino ad Hallstatt e, come per la maggior parte dei nobili di nascita, i pettegolezzi vengono ereditati insieme al titolo. La storia ci dice poco fino al momento in cui il castello fu distrutto dall'incendio del tardo XVI secolo. Fu ricostruito da Alexander, un nobile proveniente dalla Renania, che rivendicava il ruolo di protettore dello Stato prussiano. Alexander aiutò la regione a prosperare e restò popolare per tutta la sua presunta vita. La famiglia è sempre stata riservata quando si trattava del lignaggio ed eredità, per cui la nascita e la morte di Alexander e della sua stirpe non sono mai state documentate del tutto. Ciò ha nutrito l'idea che il barone sia in effetti l'unico e la stessa persona che è arrivata dall'Occidente più di 3 secoli fa, ha vissuto durante l'occupazione e si è unito all'ambito ordine dell'Aquila Nera insieme ai grandi capi di questa nazione. Bene. Anche tutta sta roba ci interessa con la Trump? Beh, sì. Okay. L'importante è questo. Qua c'è un libro... Vabbè, magari togliamo ste casse dalle... Non capisco. C'è un altro lì, guarda. Qui, Gicol. Questo coso qua si illumina dietro. La retro da scaffale provenga una corrente e una luce fioca. Ci deve essere una fucking... Ah, ma è pieno qua di... Allora, aspetta. Tiriamo un po' di libri a caso. Secondo me il primo è già rientrato. Olè! Allora, guardiamo prima negli armadi. Non ci siano dei fottuti mostri. Qua gente impiccata, morta, ce n'è? No. Chiave! Oh cazzo. No, me la metto a posto. Che è successo? Ok. Sulla chiusura della cantina, Wilhelm e i suoi stupidi compagni hanno già messo abbastanza in pericolo la mia ricerca con la loro gestione distratta dei recipienti umani. Lo sceriffo sta tenendo un occhio vigile sulla foresta e sta uccidendo i miei fedeli servitori. È solo una questione di tempo fino a quando seguiranno il sentiero verso Brandenburg. Devo rinchiudere Wilhelm e i suoi uomini per evitare altre ricerche pubbliche. Quindi la cantina verrà chiusa fino a quando la questione verrà trattata. Oh cazzo, quindi la so... Oh, quindi là cominciano i mostri di merda. Va bene. Sinceramente non mi ricordo. Tu non ti ricordi niente, però. Neanche gli uomini del re fuggiranno o moriranno di fame. Qualsiasi cosa accada prima, possono marcire per quello che mi riguarda. Forse gli darò del vino, in un certo senso, potrebbe risolvere entrambi i miei problemi. Va bene. Cassetti. Sedia dalle palle. Niente di utile, vero? Bene. Allora, c'erano due porte che ho lasciato in sospeso. Una è quella là dietro quest'angolo. E una è questa che si è aperta. Era chiusa prima. Scusate, no, ho sentito pure uno squittio. Ma qua è dove ci sei già passata? Non è vero. Ma perché ho sempre 9 cazzabubuli? Perché continui a prenderli e usarli? Oh. Apriti, cazzo! Qua ci sei già passato, vedi? Torna indietro. Riesci dal buco nella parete? Vai nell'altra porta. Oddio, in realtà hai la chiave ormai, però. Regno di Prussia. Ah, vabbè. Qua c'è un altro bigliettino, ma prima... Aspetta. Non è che arriva massimo a 10, tutti quelli che prendi sopra 10 no. Sono sprecati? Qua non c'è niente. No, non ti ansiare. Sotto il tavolo. 17th May, 1839.
After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. No. Vabbè. Suspense, suspense. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Bene, dopo essere stato accecato dalla luce blu, direi che possiamo andare verso la cantina. Oh, perché non corri, fratello? Comunque, tanto per raccontarvi, visto che non basta giocare a un gioco horror, stiamo anche giocando al buio, invece che in un ambiente ben luminoso come vorrei. Libri vecchi, studio, lì non c'è, perché non c'è questo? Ma ce l'abbiamo la chiave? Ah no, la chiave della cantina. E la destra qui, tra lì. Oh Cristo, porca puttana. Sì? Sto guardando Yvette. Non abbiamo la face cam, però io vi descrivo cosa sto guardando. Sto guardando Ivy in maniera cattiva, non so perché. Come se fosse colpo. Io mi nascondo qua. Faccio i cerchietti a terra con col dito. No, 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 ma mi sto spaventando. Sì, avvicinati a una lanterna. Lì c'è la accesa lì davanti. Ma qua è luce qua. Comunque la guardo male come se fosse colpa sua, ma... Oh, ma perché? Tu mi avevi detto che mi avvisava. Ma... Io ricordo così. E quindi che devo fare? Cioè, vattene! Se... Da qua, no? Sì. Ma lui è andato di qua. Vattene, vattene. Era fatta, disse l'uomo. La tomba era stata rivelata. Tin Hinan attende, sogghignò il capo senza denti. Oh, porca puttana. Dove devo andare? Ai, cos'è che mi fa male? Quella roba lì, mi sa. E quindi? Quindi devi passare senza fermartici sopra. Corri. Ah, aiuto. No, vabbè, non ci voglio giocare più. Che cazzo? Devi no. Scendere giù di là. Di qua. Ma perché ora è tutto rosso? Per mettermi a mio agio, vero? Scommetto. Certo. Sti fottuti scarrafoni, ma non ce l'ho il piede. E l'ho usata. Devi prenderla. Che cos'è che l'inventario? E cosa devo fare? Ah. Le statue stavano pregando, guardando fisse nell'oscuro soffitto a cupola. Oh mio Dio, le statue del Dottor Who. Gli angeli. Allora, accendiamo subito una luce perché mi sto sentendo male. Cioè. Accenditi la lanterna. Ah, però, giusto. Eh? Oh. Ma perché mi camminano le cose intorno? Ricordati che qua è stata chiusa gente. Grazie. Attento quando ti trovi al buio, così nettamente. Where did the Baron go? Who cares? He left us with a wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Ma non c'è della luce da accendere. Non voglio sprecare tutta la torcia.
Si sentono dei passi. Dove cazzo sono le fottute torce da centro? No, 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 no. Basta! Che basta, accendiamo tutto. Sì, qua. Mi se non ricordo male, ci sono degli spot in cui la puoi ricaricare gratuitamente. Se non ricordo male, non ne sono sicurissima, però. No, ma c'è gente che cammina. Vabbè. Allora vado in una porta a caso. Tipo quella che è aperta, vediamo se è dentro. Anzi, no, andiamo prima qua. Oh, porca puttana, porca, porca puttana, porca. Ma io adesso dovrei accendere. Non poniamoci domande. Qua c'è una candela. Oh, accendi, accendi. No, io posso stare qua tutto il tempo adesso. Ecco. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Gli alien che escono dal... Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Bye bye. Vedi a bere il vino. Cassa, cassa. Oh, una torcia. Oh, ma non illumina un cazzo sta torcia. Gira, gira, c'è qualcosa qua. Gira, gira, no, no, gira, 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 gira vicino al tavolo. Ah no, sono solo i pezzi di... Ah sì, grazie anche a te. No, avevo visto qualcosa di azzurro, è sciocco. C'è una candela sul tavolo, vai, vai. Quindi devo entrare al volo così, secondo te, no? Certo. Acqua reggia, oh yes. Qui c'è della monnezza. Vuol dire che sono le tracce che devi seguire. Permesso... C'è una cosa sul... ma sul tavolo, non hai visto che c'era? Ah no, non l'avevo visto. Il mio nome è Wilhelm, casa di Gerico. Queste sono le mie ultime parole, la mia confessione e il mio testamento. 2 anni fa sono stato convocato al castello di Brandenburg... punto. Vabbè. Come la maggior parte dell'aristocrazia ero curioso di sapere cosa volesse da me questo ipotetico cavaliere dell'ordine e ho accettato l'invito. Il barone fu cordiale e mi fece una proposta. Mi resi conto che la natura del contratto era sordida e che il motivo per cui ero stato scelto era per le sciocchezze fatte in passato e non per gli onori che avevo ricevuto da quando ero un soldato. Dovevo sequestrare persone sane per soddisfare i suoi capricci e farlo senza fare domande. In cambio, avrebbe valorato il mio carattere davanti alla corte reale, facendo avanzare la mia posizione all'interno della società nobile. Mi piacerebbe affermare che ho lottato per questa decisione, ma è arrivata rapidamente e ho accettato incondizionatamente. Da quel giorno ho portato uomini, donne e bambini a Brandenburg. Non ricordo il numero, ma erano molti, forse perfino un centinaio. Nessuno di loro è stato più visto o sentito. Stanotte il barone ha invitato me e i miei uomini in cantina per festeggiare il nostro lavoro. Avevo i miei sospetti mentre scendevamo le scale, ma ha insistito e si è unito a noi per un brindisi. Il vino era buono e i miei uomini bevevano senza limitazione. Così inizia la punizione per i nostri peccati. Il barone ci ha rinchiusi ed è tornato sopra. Perdonatemi per quello che ho fatto. Ero debole e sono caduto nella sua trappola diabolica. I miei uomini stanno urlando, la loro pelle è stata bucata dalle loro stesse ossa aggrovigliate. Sento la mia interiore a rivoltarsi contro la loro natura, i miei occhi hanno iniziato a versare sangue e io non posso più fare qualcosa. Suppongo rimontare un motore dopo averlo smontato. Sì. Vabbè, qua abbiamo illuminato l'ambiente. E vabbè, abbiamo trovato l'acquare... Già qui il cassettone l'abbiamo... stavamo esplorato, sì. Sì, sì. Ah, ci sono tonnellate di altre porte, comunque. Sì. Andiamo da dove iniziamo? Questa che è semi-aperta?
Minchia, questo cos'è? Yes! Visto? Che te l'ho detto che avevi sprecati, mannaggia. Non li ho sprecati, vedi che non si è neanche riempita tutto. Ma quanti acciarini ho? Ma perché ne raccolgo e si consumano più di quelli che raccolgo? Che non ne hai raccolti tanti, ovviamente. Prima ti lamentavi di averne troppi, adesso che ne hai troppo pochi. No, no, non volevo, non volevo, non volevo. Porca troia. Sì che volevi. Non volevo. Comunque abbiamo la calamina. E degli scarrafoni che ci stanno deponendo le uova nell'orecchio, probabilmente. E sei contento che, che hai sprecato... tutte le luci, bene. Le luci. Io sto qua, così. E dopo questo spavento io mi sa che mi fermerei. Giusto sul più bello? Sei un ebbene, po' fetente. Ebbene sì, facciamo questo cliffhanger. Bene ragazzi, io con un po' di mani tremanti vi saluto. Secondo me è tutta una scusa perché se ne vuole andare in bagno. Devo cagare. No, non è vero. Grazie per essere stati con noi. La smetti di interrompermi? No. Vi invito a condividere, a commentare, soprattutto a mettere mi piace se vi piace che io mi caghi sotto come una donnicciola. E ci vediamo contro le donne? Io sono donna. Tu sei una donna, non sei una donnicciola. Anzi, in questo caso sei una uoma. Io. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.